tutti, io sono Giulia e bentornati su Piovono Giuggiole. Oggi sono qui per registrare il buco generale del mese di settembre, o meglio, l'integrazione del buco generale di settembre, perché la maggior parte dei libri che ho acquistato, almeno quelli cartacei, li avete già visti nell'unboxing del libraccio e nel video per la promozione della Bau Publishing. Oggi quindi riassumerò quelli che sono stati in definitiva tutti i miei acquisti di settembre, perché ho anche acquistato degli ebook che però non vi ho ancora mostrato. Partiamo subito. Come avete già visto nei video precedenti che vi dicevo, da libraccio ho acquistato i due libri di Alan Bennett, Nudi e Crudi e La signora e il furgone, e come invece avete visto nel video delle promozioni della Bau Publishing, queste sono le graphic novel barra fumetti che ho preso in occasione della promozione appunto della Bau, che ricapitolando sono stati Il buio in sala di Leo Ortolani, Nimona di Noel Stevenson, Ogni maledetto lunedì su due, di Zero Calcare, Freezer di Veronica Veci, detta Veci Caratello, e Panzerotte e Crocchetto di Anna Oncina. Non vi dico nulla di più perché tanto li ho già nominati negli altri due video. Quello che non sapete è che ieri finalmente è arrivato anche a me, è entrato nelle mie mani, il mio possesso, Harry Potter e la maledizione dell'erede. L'avevo preordinato a luglio? Giugno, non mi ricordo più, quando si poteva preordinare su Amazon, e ovviamente Amazon non spedisce il sabato, quindi mi è arrivato ieri. L'ho già in... cioè, qui vedete la copertina svolazzante perché ce l'ho già attualmente in lettura. E allora, non saprei, boh, ve ne parlerò nelle letture di settembre perché sono sicura che lo finirò entro stasera. Questi erano tutti i libri cartacei che ho preso a settembre. Quelli che non vi ho ancora mostrato invece sono gli ebook. Di ebook mi sono fatta un po', se vedete che guardo giù è perché mi sono fatta gli appunti. Ho acquistato, o meglio, mi sono arrivati nell'ebook, scusatemi, mi sono arrivati nel Kindle le tre short stories di Hogwarts che avevo sempre preordinato ad agosto forse, e mi sono arrivati puntuali come promesso il 6 settembre. E sono, vi dico i titoli in italiano perché io le ho preordinate in inglese, erano a 2,99€ mi pare su Amazon, e le ho ordinate essenzialmente perché queste sono tre short story che, da quello che ho capito, sono una raccolta di racconti che la Rowling posta puntualmente su Pottermore. Io purtroppo non ho avuto, su Pottermore non sono molto attiva, ecco, e non ho avuto modo di seguire tutti i racconti ogni volta che venivano pubblicati, quindi ho deciso di acquistare queste tre short stories per avere una visione d'insieme. Vi dico i titoli in italiano perché ho visto che sono già disponibili, credo, per il preordine, non so se anche da acquistare, io vi ripeto, ce li ho in inglese. Sono il primo, che è Potere, Politica e qualcos'altro, dove parla di delle origini dell'Umbridge, di Lumacorno, di come è nato il Ministero della Magia e di Azkaban. Quindi racconta il retroscena, diciamo, dal punto di vista politico appunto e del potere di Harry Potter, del mondo di Harry Potter. La seconda è una guida poco, tra virgolette, pratica a Hogwarts, dove racconta spiega i luoghi di Hogwarts, dai giardini alle stanze del castello. E l'ultima è la short stories che racconta le prodezze e i passatempi pericolosi di Hogwarts, dove vengono raccontate la storia della McGranit, di Lupin, della professoressa Sibilla Kuman. Io le ho già lette, non vi dico nulla di più perché voglio fare un video recensione a parte per queste tre short stories. Poi ho ordinato A Dark Shade of Magic di Veronica Schwamp, perché tutti ne straparlavano e io l'ho trovato in offerta, mi pare, un giorno a 99 centesimi o 1,99€, quindi l'ho acquistato. Non so dirvi molto perché mi sono dimenticata di cosa parla la trama, però lo leggerò prossimamente. Infine ho ordinato altri due libri in occasione di una promozione che faceva la Rizzoli, Rizzoli, Fazzi e
non mi ricordo quell'altra casa editrice, praticamente solo per un giorno aveva messo a disposizione, mi pare, 100 suoi ebook a 1,99€. E quindi io in quell'occasione ho acquistato The 100 di Cass Morgan, sentito straparlare perché mi pare ci sia anche una serie TV a riguardo. Ne ho sentito parlare comunque relativamente bene, quindi ho deciso di acquistarlo visto il prezzo. Ho acquistato di Jonas Jonasson l'analfabeta che sapeva contare. L'analfabeta che sapeva contare, perché di suo avevo già Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Dovrebbe essere così che si chiama. E hanno detto tutti che è un autore, hanno detto, in giro si legge che Jonas Jonasson è un autore abbastanza ilare e comico nelle descrizioni delle sue storie, e quindi avevo scaricato in precedenza appunto Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve perché ne avevo sentito comunque recensioni positive, anche recensioni che in realtà dicevano che rimanevano deluse, però io l'ho provato a scaricare, era sempre in offerta, 1,99€, quindi via, e ho provato a scaricare anche questa. Adesso non la trama all'incirca parla di una ragazzina che non sa né leggere né scrivere, ma che è un portento con i numeri e con la matematica, e si ritrova a un meeting, qualcosa, catapultata in un luogo in America, adesso scusatemi se ve la descrivo così, ma vado a memoria, dove si troverà a confrontarsi con dei soggetti alquanto particolari, per esempio un ex militare, tutte persone, da quello che ho capito, con queste abilità con la matematica, puntini di sospensione. Le storie di Jonas Jonasson sono sempre molto strane, però il bello è anche quello. Queste erano i miei acquisti del mese di settembre. Prossimamente vedrete anche il wrap up con tutte le letture che ho fatto in questo mese. Vi lascio tutti i nomi dei libri che ho citato sotto, con anche il link di Amazon se volete andarli ad acquistare. Le tre short stories di Hogwarts, lo dico per chi fosse interessato, io le avevo acquistate perché erano 2,99€ l'una, ma adesso non vorrei sbagliarmi, però mi sembrava che il ricavato di della vendita di queste short stories, adesso non so se tutto o una piccola parte, andrà anche in beneficenza, e quindi le ho acquistate anche per questa ragione qua, perché non fare del bene con così poco. Se il video vi è piaciuto mettete il solito pollice, anzi vi mostro il mio con le ferite da lavoro. Se il video vi è piaciuto mettete il solito pollicione in su, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social che trovate qui sotto, Facebook e Instagram, dove sono molto attiva, o cerco di esserlo almeno. Vi mando un grosso bacione e al prossimo video, ciao!